Parliamo del Milan con Bernardo Vitale Brovarone, intermediario di mercato. Quali saranno le prossime mosse dei rossoneri, l'ultima mossa probabilmente dei rossoneri per rinforzarsi? Ma io sento parlare tanto ora di Mexes in uscita. Io penso che il Milan abbia due contratti importanti ancora sul groppone, come si dice, che sono quello suo, Mexes, e quello di Robinho. Sono due giocatori che secondo me potrebbero tranquillamente uscire, dopodiché c'è da trovare una soluzione. Riuscissero a disimpegnarsi di queste due, di questi due contratti, secondo me il Milan avrebbe anche il potenziale per poter andare a fare un'operazione magari difensiva anche di livello. C'è questa situazione con questo ragazzo del Botafogo, Doria, che è un ragazzo che piace molto all'allenatore, per cui chissà, magari potrebbe essere anche lui il giocatore che potrà arrivare a Milano. Dopodiché sono convinto che loro in questo momento sono attenti a cercare di soluzionare qualcosa, magari anche sulle corsie esterne. Questo dipenderà un po' anche dalla disponibilità che adesso Berlusconi deciderà di mettere in mano ai dirigenti. C'è un ragazzo che gioca sempre nel Botafogo, che si chiama Gabriel Girotto, che è un centrocampista molto, molto bravo, che fra l'altro, insomma, penso che si possa anche dire oggi, o comunque lo dico, questo è un giocatore che la Fiorentina, per cui la Fiorentina ha fatto un'offerta questa estate ufficiale, mi sembra intorno ai 2 milioni, e loro chiedevano mi sembra 3 milioni e mezzo, per cui l'offerta della Fiorentina è stata rifiutata. Però da quello che so io, parlando anche con i propri rappresentanti, oggi il giocatore si può prendere, diciamo che il Botafogo oggi ti facilita l'operazione con un anticipo, poi ti dà più tranquillità nel pagamento successivo. A me risulta che a Seedorf questo ragazzo piaccia tanto, si parla di un'operazione globale intorno ai 4 milioni, per cui ecco, io la terrei d'occhio. Giocatore con caratteristiche? Giocatore, un centrocampista sicuramente di qualità, di buona fisicità, un ragazzo intelligente, sa giocare a pallone, è un buonissimo giocatore che fa la mezzala, e per cui al Milan secondo me ci può stare anche molto bene. Ecco, in centrocampo per il Milan si era parlato anche di altre ipotesi, l'olandese Maher, Essien, Parolo, soluzioni che sono ancora in piedi secondo te o no? Ma Parolo è un giocatore sicuramente interessante, sano nel DNA, un professionista, un ragazzo polivalente, un ragazzo che ha dimostrato di saperci stare bene in questo calcio. Sicuramente da quello che mi risulta il Parma non sta navigando in acque così tranquille, e per cui è sicuramente interessato eventualmente a farlo uscire alle condizioni giuste. Io Milan oggi cercherei di andare sui giocatori più importanti, cercherei di fare operazioni, meno operazioni, ma magari andare a prendere giocatori di livello come il Milan è abituato. Magari questo accadrà in estate, non so se numericamente oggi loro avranno questa necessità. Maher è un giocatore che a me piace tantissimo, però è un giocatore più offensivo, un ragazzo di grande rapidità, di grande passo, fortissimo nell'uno contro uno, un giocatore che si butta dentro, però almeno centrocampista, lo vedo più tipo mezza punta in un 4-2-3-1 dietro all'attaccante, per me quello lì è il suo ruolo originale. Ha avuto in questi ultimi giorni un problema, diciamo, di natura familiare, definiamolo così, e per cui non lo so ora che lo stato d'animo del giocatore, della società, insomma, sia un po' complicata questa cosa, però per me lui è un giocatore di grande spessore, e prima o poi qualcuno lo prenderà, ma è un giocatore che comunque non sotto i 10-12 milioni costa, per cui non lo so, sembra un'operazione forse un po' esagerata per questo finestra di mercato qua.